Eccoci ritornati di nuovo insieme. Dunque, cari amici, stamattina vogliamo portare nelle vostre case il suono di una chitarra, il suono di una voce che parlano di tradizioni popolari, che parlano di amore verso il nostro Padre Pio. Vi presento Nicolino Cannarsa, un artista poliedrico termolese doc. Grazie per essere con noi, buongiorno Nicolino. Buongiorno, buongiorno. E allora, io vorrei far parlare subito la tua chitarra, la tua voce. Parliamo e partiamo da questo inno che tu hai dedicato alla tua città. Te voglio fare una casa tanto lontana, vicina ai confini dell'amore. T'aspetta braccia aperte, dinta stubata luce, vicina stu cruce, te voglio riscaldare. Voga, voga, voga e va. Voga, voga, voga e va. Sa che se ne m'ha tanto lontana, ma fallo sopra l'onda di sto mare. T'aspetta braccia aperte, dinta stu batteluce, vicina stu cruce, te voglio riscaldare. Anda da me che te voglio appuntare, ti voglio appuntare una spingola d'or. Anda da me che te voglio appuntare, te voglio appuntare una spingola d'or. Nicolino, grazie. Abbiamo introdotto così questa nostra chiacchierata. Parliamo di te. Dove nasce questo amore per le tradizioni popolari, questo amore per Padre Pio? Beh, innanzitutto nasce da quando io ero bambino che venivo con mia mamma e mio papà, venivamo qui a San Giovanni Rotondo quando non c'era ancora niente, quindi vedevo questo ometto piccolino io con la barba che salutava dalla finestra e poi entrando in chiesa su quella piccola loggetta dove lui passava, io ero attratto, affascinato, tant'è che chiedevo ai miei genitori chi fosse, perché siamo venuti qui a San Giovanni Rotondo e mi spiegavano con la loro semplicità chi era questo uomo e che cosa faceva. Poi nel tempo, piano piano, mi sono reso conto di chi era Padre Pio e di tutto quello che aveva fatto. Noi ascolteremo anche un brano che tu hai voluto dedicare proprio al nostro santo. Ascoltami Padre Pio, è il Sì. titolo di questo brano. Lo ascolteremo tra poco. Ti chiedevo di questo amore per le tradizioni popolari. Abbiamo sentito questo canto che è in dialetto termolese, a noi molto No, vicino è qui. in italiano questo, è in italiano, eh? Il canto Di Padre Pio. che abbiamo introdotto Ah, prima chiedo scusa. Definito per la tua città, quindi. E ti chiedevo proprio questo amore per le tradizioni popolari, da dove nasce? Beh, nasce, io praticamente io quando ero giovane ho fatto parte, ho reinventato diciamo, la filodrammatica termolese. Per 10 anni con tanti giovani abbiamo fatto le commedie musicali che avevo scritto io. E, però mi sono sempre chiesto che a Termoli ci doveva essere qualche cosa di antico, di bello, perché riscoprire la tradizione popolare significa poi fare in modo che ci sia un recupero della propria identità, delle proprie radici. E ho fatto, quindi costituito, dopo aver fatto queste ricerche con il mio piccolo geloso di una volta verso i vecchietti, verso i vecchi pescatori del Borgo Vecchio, ho riscoperto tante di quelle cose che le ho messe su con uno spettacolino, creando poi dei gruppi folcloristici con i quali abbiamo girato l'Italia e l'Europa, facendo in modo tale che questa nostra cultura popolare e marinara venisse un pochettino riscoperta, non soltanto dagli altri, ma soprattutto dai termolesi. Anche perché dicevamo prima a telecamere
spente che Papa Francesco ci tiene particolarmente, lo ha detto più volte, che le tradizioni popolari, la famiglia, il luogo d'origine dove ognuno di noi è nato, dove è cresciuto, dove ha respirato anche quelle che sono le prime avvisaglie della fede, chiamiamole in questo modo qui, devono essere riscoperte. Tu da questo punto di vista, legandoti anche alla tradizione religiosa della tua città, in che maniera ti sei posto? Mi sono, quando ho fatto queste scoperte, ho sempre detto che l'importanza del recupero della tradizione significa riportarci indietro nel tempo, aver rispetto di tutta la storia che hanno fatto i nostri genitori e i nostri genitori dei nostri genitori. E quando, tant'è che faccio anche dei progetti scolastici nelle scuole, ed è importante che i ragazzi sappiano, e poi le famiglie attraverso le spugne dei loro ragazzi sappiano tanto di quello che è la storia delle nostre tradizioni, perché qui c'è, ripeto, c'è il recupero della propria identità, perché quando oggi come oggi manca in una casa l'oggettistica che si usava una volta, a questo punto viene perso la parola, perché non si chiama più, no? Non viene più chiamato quell'oggetto, perché non esiste più nelle nostre case di oggi, e sicché si perde la storia. Perché anche in ogni piccolo oggetto c'è una storia di una comunità che va rispettata e va recuperata. E da questo punto di vista è importante anche qualcuno che si prenda a cuore anche questo tipo di aspetti della storia della propria città. Tornando a Padre Pio, prima di ascoltare il brano, Nicolino, quanto è stato importante nella tua vita il nostro santo? È stato molto importante, tant'è che io sono una nostra famiglia, proprio siamo fedeli credenti e praticanti, però c'è stato quasi un richiamo ultimamente, c'è stato un richiamo verso questo santo. Noi apparteniamo alla comunità parrocchiale della chiesa di San Francesco di Termoli e abitiamo, dei Cappuccini, ricordiamo. E dei Cappuccini chiaramente, e abitiamo nella zona. Avevamo tanti amici preti anche da cui potevamo andare ad ascoltare messa, ma c'è stato quasi un richiamo, ed è stato anche un richiamo fare questo canto, perché faccio parte anche del gruppo di preghiera di Padre Pio. E mi sembrava rispettoso, doveroso, perché ho fatto tanti canti e mancava proprio questo momento, un momento importante. E quindi un pomeriggio che stavo scartapellando un pochettino nello studio alcuni canti, alcune cose che avevo fatto, ho detto: ma qua mi manca un canto su Padre Pio. E quindi ho riportato a livello proprio di testo la sua storia, la sua operosità, la sua ricca umanità che lui ha praticato. E poi dal testo che diventava una poesia, inevitabilmente per chi compone c'è anche la necessità di dare una parte armonica. E proprio nella semplicità della sua vita, la semplicità proprio dell'armonia, che entrasse nella testa dei fedeli, si memorizzasse e venisse magari cantata come preghiera. Noi adesso lo ascoltiamo con la chitarra, ma ovviamente questo canto è composto anche da tanti altri strumenti. Li vuoi ricordare? Sì, praticamente c'è una tastiera, c'è una piccola percussione, c'è poi il duduk, che è un flauto armeno molto bello, e quindi l'abbiamo inciso, però per motivi proprio logistici non sono potuti venire per i loro impegni, e quindi sono io con la chitarra, e mi scuso anche con la voce, perché proprio l'altro ieri ho perso un pochettino di voce, chiedo scusa. Ascoltami, Padre Pio. Parlare con Gesù come facevi tu, amarlo e poi pregarlo, io non so come farlo, ma dammi la tua mano e insieme camminiamo, la strada è lunga e buia, illuminala tu. Padre, Padre Santo, ascolta questo canto, la tenera preghiera che io rivolgo a te.
Beata la tua vita, sollievo e sofferenza, misericordia e amore, odor di santità. Insegnami a pregare con l'umiltà nel cuore, la Vergine Maria, la Madre di Gesù. Oh Padre, Padre Santo, ascolta questo canto, la tenera preghiera che io rivolgo a te. Le tue sante parole hanno scavato i cuori, i poveri e i malati camminano con te. Sei perdono e sei preghiera, tu sei luce per chi spera, sei guida nella fede, ricca di umanità. Oh Padre, Padre Santo, ascolta questo canto, la tenera preghiera che io rivolgo a te. E quando il cuore tace, si spegne ogni luce, fammi sentir la voce di Gesù. Le piaghe tue preziose odorano di santo, nel petto la sua croce la custodisci tu. Oh Padre, Padre Santo, ascolta questo canto, la tenera preghiera che io rivolgo a te, la tenera preghiera che io rivolgo a te. Ascoltami, Padre Pio, di Nicolino Cannarsa. Grazie di cuore per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi per l'invito.